Il quarto corteo nazionale che ripercorre le strade della città di Parma per far capire ai parmigiani che è ora di scendere in piazza, di muoversi per sottolineare che siamo la città della cultura e non della sottocultura. Il 2020 per noi è un anno importante e dobbiamo far vedere che non è una cultura cieca quella che stiamo promuovendo. Proprio nei giorni scorsi è uscita la notizia del TAR, ma a che punto stanno adesso le cose per quanto riguarda la sperimentazione? Allora, sembrerebbe che gli esperimenti, al contrario di quello che era stato detto, non siano iniziati, nel senso vero e proprio, cioè gli animali non sono stati operati, non sono state indotte altre tipo cose meccaniche nel cervello, diciamo, i perni che abbiamo visto nel cervello di quei poveri macachi che avete trasmesso anche voi, non sono di questo esperimento, sembra che siano di un altro esperimento, sempre in corso all'Università di Parma, perché ricordiamo che l'Università di Parma ha purtroppo una storia di vivisezione sui macachi da difendere. Sono immagini purtroppo che fanno impressione, anche se si avvisano gli spettatori, però sono davvero crude. Sì, infatti io non capisco come mai Parma non si unisca a noi così animatamente, come invece vengono tantissime persone da fuori a difendere questi animali che non hanno nessun potere di parola, come sappiamo, e sono ingiustamente, perché a detta di tutti, delle associazioni di medici come OSA, come l'IMAV, è un esperimento assolutamente inutile quello che sta per essere compiuto a febbraio a Parma, perché è un esperimento che era già stato fatto negli anni 70 dando esiti fallimentari. In più anche gli ultimi studi in America stanno dimostrando che, soprattutto per quello che riguarda la neuroscienza, il cervello dei macachi non è comparabile al cervello umano.